Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa nuova lezione del metodo per Tarantella Rigitana, volume 2. Oggi studieremo insieme il numero 15. L'esercizio numero 15 lo farò prima ascoltare, poi passeremo allo studio. L'esercizio è questo, eh? Si ripete tante volte questo rigo. Abbiamo allora in chiusura 3 volte il 4-2. Allora mettiamo un metronomo a 54, così insomma vabbè, lo prepariamo per dopo. Facciamo 2 volte 4-2, una volta in battere, una volta in levare. Questo bene, memorizzate questo, poi ne aggiungete un'altra volta 4-2 in battere, quindi è così. In totale sono 3 volte. Questo, ascoltate. L'avvicino il metronomo, poi si sente di più. Questo, ancora questo. Poi levare il 4. Quindi è questo. Ancora questo. Ancora questo. Potete anche mettere i bassi volendo. Ancora questo, così. Va bene, i bassi li incastrate in questo modo lentamente. Ecco qua, vi faccio vedere. Questa prima battuta da studiare. Ecco qua, questa qui, eh. 4-2, 4-2, 4-2, quindi battere, levare il 4. Bene, fate 10 minuti, bentornati. Ora suoniamo questo 2 cerchiato, 4-2 cerchiato. Poi 3, saliamo in una posizione, 2 cerchiate e 3. E questo praticamente dopo, sesta posizione siamo, quindi dopo il 4, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, questo. Memorizzate queste tre note, insomma, il 2 cerchiato, il 4 e 2 cerchiato, questi tre tasti da premere. Fatele 5 minuti e poi aggiungete 3, 2 cerchiato, 3 sopra, quindi questo è il 3, sesta posizione. 2 cerchiate in quinta posizione, poi il 3, questo nove, ancora nove, fatelo per 5 minuti e poi collegate le tre note di prima che erano queste, in sesta posizione, quest'altra 3, nove, e sarà così, Napoli, Napoli, ancora questo, Napoli, Napoli, ancora Napoli, e poi fatelo per un bel po' di tempo, ecco qui, vedete? Sono queste sei note. Prima abbiamo fatto queste tre, poi queste tre, ora le colleghiamo. Bene, fatelo per una decina di minuti. Bentornati, ora colleghiamo tutte e due le battute. Quindi dopo il 4 va collegato al 2. Quindi è così, in chiusura. Mettendo un metronomo a 54, ascoltate così capite anche la pulsazione. È questo. Ancora questo, ascoltate bene. Va bene, e ripetetelo ore ed ore. Poi mettete anche i bassi dopo una mezz'oretta, così potete farlo, eh? Perché è semplice, perché questo potete mettere i bassi. Però se incontrate difficoltà, fate solo la mano destra, così. Ripetetelo ore e ore, bene, andando avanti è semplicissimo, è la stessa cosa, la ripetizione della stessa cosa. Invece di suonare 4-2, suonerete in sesta posizione 5-2, ma non cerchiate il 2, attenzione, cambia solo questo. A posto di suonare 4-2, suoniamo 5-2, lo stesso 2 di prima, non cerchiata. E poi stessa cosa, 4-2 cerchiato, insomma, lo stesso, diciamo questa stessa frase. Lo stesso movimento delle dita suonate in apertura. Quindi la terza battuta è questa, 5-2 in apertura, quindi non cerchiata, quindi facciamo questo in chiusura. Ora è solo in apertura questo. Quindi è
Se avete capito le prime due battute, sarà facilissimo fare anche queste altre due, chiaro? Quindi così. Ancora questa in apertura, così. E lo fate per un, diciamo, una decina di minuti. Chiaro? Un secondo che inquadro quello giusto. Ecco qua questo. Va bene, sì. Fatelo per una decina di minuti, poi ecco qua tutto il rito, collegatelo e sarà così tutto il rito. Questo irrigo ovviamente va ricollegato di seguito, non si deve sentire l'aggancio dall'inizio, deve essere insomma a loop, quindi a ripetizione. Fatto questo, poi potete iniziare a mettere con calma i bassi. Va bene, molto lento, così lo faccio lentissimo. Molto lento. Bene, l'esercizio ve lo mostro nuovamente in video, fatelo, ripetetelo tantissimo, non è difficilissimo, però richiede il suo tempo. Bene, per oggi è tutto, ripetete tantissimo questi esercizi, condividete questi video se volete che devo farne altri, insomma vedo che c'è interesse, ha un senso farne altri. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti.